Cari fotografi, benvenuti in questo nuovo video dove andiamo a parlare di un concetto molto molto importante che sto notando e che è quello che riguarda il fatto di mettersi in gioco. Fotografi di matrimonio che vedo non hanno voglia, non hanno reale motivazione di mettersi in gioco. E seguimi fino in fondo perché sarà un video breve, ma veramente molto importante. Ti voglio far capire quanto sia importante, quanto spesso sia la chiave vincente quello di avere la voglia di mettersi in gioco, di uscire dalla propria zona di comfort per ottenere successo come fotografi, che sono sicuro è quello che tu vuoi ottenere. Chi sono io per parlare di questo? Sono Stefano Martelli, sono un consulente di marketing per fotografi, mi occupo di affiancare e di fare formazione per i fotografi di matrimonio che vogliono diventare autonomi e competenti nella loro strategia di marketing e di vendita. Trovi tutte le informazioni in descrizione. Io, ancora prima di diventare un consulente per fotografi, sono un fotografo, quindi so quello che dico e lo vivo ogni giorno sulla mia pelle. E comunque tutte le informazioni le trovi in descrizione, puoi anche accedere ad un webinar gratuito dove spiego la strategia che insegno all'interno di questo percorso, che è un percorso di 90 giorni dove ti affianco, ti porto dall'essere un normale fotografo all'essere un fotografo esperto di marketing e di vendita. Ma devi avere voglia di metterti in gioco, che è un po' l'argomento di questo video. Perché lo dico? Perché a volte mi capitano fotografi che si inventano 2000 scuse, si creano 2000 scuse, si creano autonomamente, si mettono i bastoni tra le ruote da soli. Ma sono agli inizi, ma non posso fare queste cose perché ho poca esperienza, ma però c'è questo problema, però da me è così, però non ho uno studio, però penso che, però c'è questo problema, però non ho voglia di spostarmi. Tante scuse, tanti limiti che ci autoimponiamo. Diciamo che c'è da considerare, ragazzi, che è logico che ci sono fotografi che iniziano e che hanno una determinata motivazione e che sono magari più spinti rispetto a ottenere risultati rispetto a quel fotografo che magari lo fa da 20, da 30 anni. Però fa parte della nostra intelligenza andare a strutturare un business che sia sostenibile nel tempo. Ne ho già parlato, ho già citato questo argomento in altri video, perché non possiamo arrivare a odiare il nostro lavoro, noi dobbiamo lavorare alle nostre condizioni, logicamente. Però è logico che se noi iniziamo a lavorare a delle condizioni economiche di servizio per i matrimoni che non ci soddisfano, perdiamo la motivazione, perdiamo la voglia di metterci in gioco. E parlo di quei fotografi che magari iniziano a dire no, però non voglio lavorare al di fuori di quest'area perché non ne ho voglia, perché non ho più la pazienza, perché qui, perché là. Oppure fotografi che non hanno uno studio o perché sono all'inizio, o perché hanno abbandonato lo studio in quanto negozio per avere meno spese e iniziano a dire però non è professionale, è però come faccio a fare gli appuntamenti, è però qui, è però là. Oppure altri fotografi che dicono però non voglio metterci la faccia sui social, è qui e là, 2700 scuse, ognuno ha un po' le sue. Però ragazzi, allora io vi posso dire quello che ho fatto io per arrivare a dove sono oggi, e dove sono oggi è una situazione che vedo che è desiderata da tanti fotografi, quello di arrivare a fare un buon numero di matrimoni alle condizioni che uno vuole, al prezzo che si vuole, avere richieste, tra virgolette, a comando, perché si ha una buona strategia di marketing, si ha tutto sotto controllo, quindi questo, tanti fotografi aspirano a questa situazione che ho raggiunto in relativo poco tempo. Io già dal secondo o terzo anno di attività ho iniziato a fare questo nel 2017. Già da prima del Covid io avevo un business, non dico perfetto, però è così. E quindi, però, che cosa ho fatto io per arrivare a questi punti? Che cosa ho fatto? Allora, innanzitutto io non mi sono mai fatto problemi, non ho mai, ad esempio, io ho fatto il mio primo matrimonio senza averne mai fatti prima e vedo che ci sono pochi ragazzi o ragazze che hanno il coraggio di buttarsi ed è un peccato perché non c'è niente di male nel buttarsi, si vive con questa convinzione
spesso per la quale io voglio iniziare a fare il fotografo di matrimoni, però senza esperienza non posso, perché c'è quello che ha più esperienza che potrebbe pensare male di me, e perché io potrei fare un brutto lavoro, perché qui, perché là, 2000 scuse, ed ecco fatto che uno non parte, oppure parte a rallentatore. Ok, adesso cerco un fotografo a cui affiancarmi, cerco uno studio con cui lavorare gratis, ne ho sentite di tutti i colori. Porca vacca, ragazzi, io cosa ho fatto? Ho preso la mia macchina fotografica, avevo questa persona che si doveva sposare, sapevano che ero appassionato di fotografia, facevo delle belle foto, questo e quello. Non è che ho detto no, aspetta, che però non ho esperienza. Ho detto ok, è il primo matrimonio che faccio, ne sei consapevole, ti chiedo tot, perché a gratis non ho lavorato. Io il primo matrimonio l'ho fatto da solo, guadagnando poco, ma guadagnando, perché ho chiesto quello che dovevo chiedere. E l'ho fatto. Cioè, cosa c'è di difficile? Perché inventarsi 2000 scuse, opporsi dei problemi laddove non esistono? E quindi questa è una cosa. Poi, adesso mi vedete qui nel mio studio, ufficio, chiamiamolo come vogliamo, ma non è che io ho iniziato con lo studio, non è che ho iniziato con il proiettore, con la parete, la mia scrivania, col doppio schermo, il divanetto, il tavolino con cui accogliere i clienti, con l'entrata separata dall'entrata di casa, con le scale che però io arrivo su in casa mia, e tutto questo comfort e questa bella situazione. Poi ci sono tanti di voi fotografi di matrimonio che hanno degli studi, niente da dire, allucinanti, bellissimi, bene. Però io come ho iniziato? Ho iniziato con una casa di 35 metri quadrati, adesso è tutt'altra casa, accoglievo i clienti in cucina, una cosa vergognosa ma che non mi sono mai fatto problemi a fare, e, oppure li accoglievo al centro commerciale, oppure al bar, oppure a domicilio, andavo io a casa loro. Non mi ha mai frenato niente e nessuno. Ok, non sarei oggi qui se non avessi iniziato a fare queste cose, cose che vedo che tanti di voi non sono disposti a fare. Adesso sono in una situazione in cui, ragazzi, non faccio solo matrimoni, ok? Quindi non ho la necessità di fare all in, quindi di puntare tutto sui matrimoni. Ho diverse attività, diversi business, diverse aziende. Io faccio il fotografo per i matrimoni, faccio il consulente di marketing per i fotografi e ho anche una web agency in gran parte delegata qui nella mia città, però ho tre diverse attività. È logico, ragazzi, che se la mia unica attività fossero i matrimoni, adesso continuerei a mettermi ancora più in gioco di quanto non sto facendo ora. Io ora posso permettermi di limitare il numero di matrimoni, lavorare solo per i matrimoni che dico io, ai prezzi che dico io, perché per mia scelta ho creato tutta una serie di business che mi portano a dire ok, magari una volta avevo bisogno di fare 25-30 matrimoni, adesso magari me ne bastano 15, me ne bastano 20 al massimo, perché ho anche altri business, un po' per una questione di tempo, un po' per una questione che non ho necessità di guadagnare chissà quanto solo dai matrimoni. Questo è quello che io sono riuscito a creare per me stesso, cosa che voi non dovete fare. Voi dovete dire, se fate i fotografi di matrimonio e quello è il vostro lavoro esclusivo, perché logicamente io mi sono messo a fare altre cose nella vita, perché sono un po' malato di mente io, che non sto mai fermo, faccio 2700 cose. L'anno scorso stavo per aprire una pizzeria, 2 anni fa stavo per aprire una pizzeria, cioè io non so cosa farò da qui ai prossimi 10 anni, chissà quante cose farò, ma io sono fatto così. Se voi siete fotografi di matrimonio, continuate a mettervi in gioco, perché è quello che vi porta a ottenere successo. Se no, se vi fermate nella vostra zona comfort, non riuscirete mai a fare queste cose. Così come il metodo ibrido, perché io sono stato il primo in Italia a offrire un tipo di servizio ibrido in modo professionale, in modo che l'ho comunicato bene. Poi magari c'erano altri fotografi che lo facevano così, senza dirlo, senza comunicarlo, senza distinguersi su quello. Io sono stato il primo in Italia che l'ha comunicato come sistema, come metodo, come servizio esclusivo, e ha iniziato a proporlo in modo professionale e continuativo. Cioè a me mi chiedono solo il servizio ibrido, non faccio servizi fotografici. Però questa è una cosa che mi ha messo in gioco, mi hanno minacciato qui su Google. Se andate a vedere i video dove ne parlo, che faccio foto e video da solo, mi hanno offeso, mi hanno detto te rovini il mercato della fotografia, te qui, te là. Ma chi se ne frega, cioè rimangono vocine di fotografi falliti che
devono attaccare qualcuno perché sono frustrati, ok? In realtà le coppie di sposi che mi scelgono sono contente, felici, faccio bene il mio lavoro, quindi è questo quello che mi interessa. E mi sono messo in gioco però anche lì, perché ho studiato dall'America questo sistema, l'ho riadattato in Italia per proporlo in Italia, ho fatto tanti matrimoni così, so di fotografi che non sono disposti per l'ansia, per lo stress, nemmeno all'idea di fare foto e video da soli a un matrimonio. Quindi io mi sono sempre messo in gioco, ho sempre fatto quelle cose che altri non sono disposti a fare. È così che si ottiene successo e che si arriva a raggiungere i propri risultati. Se voi siete lì con 2000 scuse, non fate le cose, come fate? E tu mi direi, allora qual è il primo passo da fare? Il primo passo da fare può essere guardare la descrizione di questo video, accedere al mio webinar gratuito, vai sul mio sito fotografidimatrimonio.it, accedi al webinar, puoi scoprire in breve anche cosa offro con i miei percorsi di consulenza, puoi contattarmi, possiamo fissare una consulenza conoscitiva e sicuramente la cosa che ti consiglio di fare è entrare nel mio percorso Photo Wedding Marketing, dove in 90 giorni ti seguo e ti affianco e ti porto a risolvere tutti questi problemi, ti aiuto anche a capire in che modo superare tutte queste tue convinzioni negative, queste scuse, superare tutti i tuoi problemi e raggiungere il tuo benedetto successo, la tua soddisfazione come fotografo, che sono sicuro che è una cosa che ti meriti. Quindi agisci ora, clicca qui sotto, io ti aspetto. Ma comunque, a prescindere, se il video ti è piaciuto lascia un bel like, lascia un commento, iscriviti se sei un fotografo, mi raccomando, per godere di tutti i miei contenuti, e come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao.